Alberto Sordi, ne diciamo uno a caso, sono veramente tantissimi. Tutti quanti, Albertazzi, Giorgio Albertazzi, Renzo Arbore, quello è simpatico davvero. Sì, sì, il clarinetto Renzo Arbore, è uno della giuria Renzo Arbore di questo premio. Ma Renzo Arbore l'ha preso, eh? Sì, sì, sì. Perché lui ha questo sorriso perenne, sorride sempre ed è molto simpatico, a parte la bravura. E quindi sono contento anche perché io ho passato più tempo in teatro che nella vita privata. E in teatro sicuramente di simpatia ce n'è stata tanta, perché ho recitato tutte le commedie della Commedia dell'Arte, Petito, Curcio, Scarpetta e De Filippo, ho recitato tutte commedie che facevano ridere e che emettevano simpatia, grande simpatia. Sì, infatti io le faccio tantissimi complimenti, infatti è un grande piacere a me averla qui adesso. E quale ricorda tra i tantissimi attori che hanno fatto la storia del cinema e del teatro con più affetto? Sì, in effetti io ho fatto anche molto cinema, però il cinema l'ho sempre considerato come il salvadanaio, diciamo, si faceva un po' più di soldi. Io ho amato molto il teatro. Il teatro è proprio una mia protesi, c'è dentro e l'ho recitato quasi 70 anni. Ho debuttato nel 48 all'Eliseo con Edoardo e oggi ne abbiamo, cos'è oggi, 2014? Oggi sì, siamo nel 2014 esattamente. Sono 66 anni. 66 anni, veramente tantissimi. E di Totò? Totò. Che ricordi ha? Totò l'ho conosciuto benissimo, Totò era una persona di una bontà, di una generosità, a parte la grande bravura, era un genio, mi chiamava Giuffrettino perché ero il più piccolo, c'era Aldo, mio fratello, che era più grande e a me mi chiamava Giuffrettino, quando non ci vedeva più, con la periferia dell'occhio lui faceva così per guardarmi e diceva sei Giuffrettino. Era molto caro, molto buono, molto generoso e per me è stato il più grande tragico, perché i grandi comici non sono quelli che fanno ridere, sono quelli che lasciano da una malinconia e una ricchezza. I grandi comici sono Buster Keaton, Petrolini, Edoardo, non quelli che fanno ridere con la barzelletta, ma quelli che lasciano dentro il tragico. Un tragico, i grandi tragici. E Totò è stato, credo, secondo me, il più grande attore comico tragico di tutti. Era bravissimo, era buono, era generoso, è morto povero perché tutti i soldi li ha dati agli altri. Li ha anche donati, faceva anche donazioni. Anche? Donazioni faceva anche. Buone azioni, come no. Buone azioni. C'era la gente fuori quando usciva da casa, Viale Buozzi, quando abitava l'ultimo periodo. C'era una coda di gente e lui dava perlomeno 1.000 lire all'ora ad ognuno di quelle persone che aspettavano lì. Era grande, Totò è stato grandissimo, meraviglioso, io sono recitato con lui, l'ho amato molto e continuo ad amarlo. Perfetto, io la ringrazio e qualche progetto vicino? No, per ora no, perché gli anni sono tanti, sai quanti ne ho io? 86. Complimenti, portati benissimo un ragazzino ancora. Sono nato nel 28, 28. E quindi da 28 oggi a 2014 sono esattamente 86, sono tanti. E se mi capita qualcosa ancora, ho recitato di tutto, da Petito, da Scarpetta, da Curcio, tutta la commedia dell'arte l'ho recitata quasi tutta. E poi ho anche fatto teatro, diciamo, in lingua, sono stato nella compagnia dei giovani per 10 anni con Balli, Rossella Falk, De Lullo, eccetera, dove abbiamo recitato Shakespeare e altro. Ho fatto teatro sempre nella mia vita. Quando mi proponevano qualcosa di cinema lo facevo soltanto perché nel cinema si guadagnava un po' di più. Certo.